Ricondizionati come nuovi al prezzo di un usato. Tutti i nostri prodotti hanno la garanzia minima di 12 mesi e il reso gratuito entro 30 giorni. Con il rigenerato inoltre fai un regalo al nostro pianeta. Visita i nostri store di Milano e Brescia e il sito simpaticotech.it. Innanzitutto oggi è il compleanno di Filippo, dunque un applauso. Tanti auguri. Grazie mille, grazie a tutti, grazie di cuore. Perché non ha passato il compleanno a casa con i suoi cari, con la sua famiglia? No, l'ho festeggiato stanotte, ho speso direi più di 10.000 pezzi per gli impiegati. È regolare. Perché per gli impiegati? Perché 10.000? 10.000 euro ha speso? Molti di più. Sì. Ma perché? Molti, quanti fighiamo? Sarà, non è che mi ricordo, non è che sto a tenere i conti come parente. Io certo che li tengo, ho quattro figli. Ogni volta che fa sta cazzo di spesa segna meno 20 noccioline, meno 5 euro le banane, vini da 3 euro, cioè io spendo, cioè i soldi in tasca e spendo. Ma 10.000 euro? Ma sì, sta dai 12-13.000 euro. Tutto a nero, così. Tutto cash. Male, malissimo. Il contante male. Che arriva dal cazzino. Bancomat. Che cazzo è il bancomat? Adesso perché il bancomat ferma gli evasori come no, voi. Adesso il nero è il bancomat. Sai che negli Stati Uniti pagano anche il caffè? Ma infatti l'America fa cacare, mi fa l'America. Mi fa cacare l'America. E qua stiamo vogliamo raggiungere gli americani, magari privatizzare tutto, la sanità, ma basta, non parlare di porcheria, non parlare di allora fermi di tutti, politica fermi. Parlo con l'altro, con l'onorevole Romeo, le notizie sono due. Uno è che oggi è il compleanno e cioè tu mi dici perché citi il suo compleanno oggi è Edoardo De Filippo compleanno. Edoardo De Filippo oggi tu dici non c'è paragone, ma nessuno. Edoardo De Filippo ha scritto delle cose meravigliose oggi, anche il compleanno di Bob Dylan, appunto, grandissimo cantautore. Ti rendi conto quando faccio gli anni? Però attenzione, hanno fatto una canzone, non so se hai sentito prima. Ma quale canzone? Perché? La canzone dell'estate. Bob Dylan fa le canzoni. Quale canzone? Cat Stevens fa le canzoni. Venditti, facciamo anche noi. Venditti, Battiato. Sì, ma visto che anche tanta voi gentaglia fa le canzoni, sì, in Italia soprattutto, le posso fare anch'io, Nevio. Chi sono Pink Floyd? È regolare. Pink Floyd, certo. Di cosa stiamo parlando? Appunto. Due che spiantati che si mettono a fare una canzoncina. È regolare. Quanti spiantati la fanno in Italia ste canzoni? No, infatti. Basta vedere il festival di Sanremo che guardi te, guardi, non scherzare. Io lo guardo con tutta la famiglia, allora, la sera, fa più del 50-60. Che schifo, ragazzi. Allora, Lorenzo racconterà adesso un episodio che è successo nei giorni scorsi. Tu hai incontrato una persona e gli hai chiesto scusa, diciamo la verità. Hai invitato nella tua trasmissione il fratello di Filippo Sciampagni. Ho invitato il capogruppo alla Camera della Lega, sì. Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato, il senatore, che ti devo capogruppo al Senato, bravo, il senatore Massimiliano Romeo. Eravamo dietro le quinte prima che iniziasse la trasmissione e gli ho detto: comunque non ti preoccupare, non ti chiedo di tuo fratello. Lui ha detto: ma è una persona così buona. Dico: ma sì, lo so che alla fine è buono, però dice: però non chiedermi niente perché siamo in campagna elettorale. Che io l'ho trovato, cioè adesso non voglio però l'hai abbracciato altro. Gli hai chiesto scusa, gli ho abbracciato e gli ho detto: scusami perché lo abbiamo riportato alla ribalta
alta per colpa della ZTL. Ti devo chiedere scusa, senatore Romeo. Comunque io volevo precisare, scusami, senatore, per il danno che ti abbiamo fatto bruciare. Mister, volevo precisare una cosa. Che il signor Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato, è lui che è mio fratello. Non è che sono io suo fratello. È un po' differente la cosa. Senti qua il pubblico, non c'è paragone. Non è che mi interessa essere famoso, però voglio precisare che è lui che è mio fratello, non che io sono suo fratello. Sono due cose un po' differenti. Scusi, lui ha fatto delle cose per il paese, magari secondo me anche alcune non condivisibili, però almeno le farò anch'io a breve che mi candido adesso. Dove ti candidi? E vi distruggo a tutti. Vi distruggo tutti. Scusi un attimo, però qualcuno ci ha fatto notare che sarebbe stata una ospitata impropria, perché voi siete dei grandi fan della ludopatia. Grandissimi fan, un segnale devastante. Io gli ultimi tre giorni ho perso 30.000 euro, più 13 di ieri a bere bottiglie, sono meno 43k. Sono quasi stirato. Orologi già venduti tutti, però è così. Cioè, ti sei rivenduto tutti gli orologi che avevi comprato per giocare. Cioè, stai bene così. Io devo avere i soldi per giocare. Questo è tu. Lavorare non se ne parla, è un messaggio pazzesco però. Fermi tutti. Fra poco entra anche un'altra persona, protagonista di un video molto discusso nei giorni scorsi, Michelle Comi. Oh, ma ce la balliamo la fresca o no? Sineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Busto in d'Europa in luce il comparto auto con i Iveco più 3 e 17 in testa al listino, bene anche Pirelli più 1 e 38 Stellantis più 0 e 93 deboli su quanto. Eccoci qua ragazzi per la volata finale, ma domani devo dire che c'è un grande appuntamento. Dove? Alle 11.30 qui accanto, teatro sociale, io, David Parenzo e Filippo Champagne e Nevio lo stirato in una cosa che si chiama conferenza stampa. Potete fare tutte le domande anche se voi disperate, cioè, ma mica si svegliano alle 11 li faremo svegliare. Scusi, lei è stato rapinato. A che ora vi svegliate la mattina voi? Ecco, a che ora ti svegli tu? Io di solito mi alzo alle 3-4 del pomeriggio. 3-4, tu Nevio? Alle 9-9 e mezza. Tu lo sai? Ah, tu perché tu sei abituato, perché fino a poco tempo fa lavoravi per una ditta di consegna regolare. Sì. Com'è che le è venuto di dire è regolare? Com'è che le è venuto di dire regolare? Non lo so, spontaneo. Una cazzata. Perché è una cazzata? Perché è regolare. È una cazzata. Beh, ho capito, però è diventata virale, dunque ha avuto ragione. Ma è diventata virale, ma le idiozie diventano virali. I due idioti sono. Cioè, uno che dice si vanta. Ma poi ti giro la penna, poverello. Ma ti sembra normale. Ma io non ho parole, oh. Ma è ovvio che è regolare. Solo in un paese come il nostro, due personaggi così diventano acclamati. Il popolo della gallina, il dragone, lì come si chiama? Il manager, lì come si chiama? Il figlio Cobretti. Ma chi è il Cobra? Poi perché deve esserci un manager? Il manager c'è solo 24 ore, l'amministratore delegato, l'amministratrice delegata, il direttore generale. Anche tu hai un agente. Io ho un agente, ma io non ho capito, tu che sei un comunista puoi avere la gente. Ma io non posso avere la gente. Ma io faccio il giornalista. Ma tu devi avere la gente per fare che cosa? Per andare in giro a dire poveri alle persone. È regolare. Ma cos'è regolare? L'altro che non c'ha i soldi per piangere dice regolare. Fermo là. Che c'hai? Le viole? Pure tu c'hai le viole? Aspetta. Quanto c'hai? Mettili in banca, restituisci due debiti. Zitto, povero, fammi vedere. Ma il banco, non c'è un cazzo, vaffanculo. Però scusa, ma il banco, ce l'hai il banco? C'ho tutto. Tu lo sai che qui ci sono un sacco di premi Nobel, gente che si intende di economia. Tu non potresti, cioè, se una tua è una presenza impropria. Perché? Perché qui c'è gente che l'economia l'ha masticata benissimo. Tu hai fatto solo i castelletti, non sai niente di economia. No, scusate. Allora, caro Parenzo,
quando uno fa i castelletti, no? Sì. Fa sempre economia, giusto? Cioè, ma non fa economia. Come non fa, fa economia? Una truffa. Ma tu sei. Ma questo vabbè, è un allora, poverello, allora... questo veramente ancora. Ma scusami una cosa, uno c'ha un'azienda, sì. Rispondi a me. Sì. Tante aziende. Tu avevi ci sono un'azienda, in Italia. Lei brava, no, non hai saputo gestirla. Hai fatto bancarotta, porca troia, non hai nulla da insegnare al Festival dell'Economia. No, io non ho fatto bancarotta. Non lo fa. Cosa vuoi dire al Festival al Nobel allora, dell'economia qui al allora, Festival? Digli una parola. Che cosa parola. Vuoi dire in 30 secondi? Per fare economia, come sì. dice Parenzo, sì, bisogna sì. abbassare le tasse, se no l'economia. Oh, non va questo avanti. È un grande insegnamento! Se l'ostinato... abbassate le tasse si fa economia. Oh, se no, se no se la gente tutti non paga cazzo, le tasse, se la gente non paga no, le tasse, come cazzate, te, i servizi cazzate. Non ci sono. Allora, fermi tutti, la grande lezione che viene dallo stirato, non tocchi troppo il microfono, se no si fa rumore. Regolare un cazzo allora, per dire. No per dire allora il signor Nevio l'ho stirato da una grande lezione qui al Festival dell'Economia per far riprendere tutto bisogna pagare meno tasse questo ti bisogna dice, abbassare le tasse. Ma lei ha fatto i castelletti ha rovinato famiglie non paga sì, le banche è un sì. disastro lei no, no, è un, no, no, lei è un ludopatico no, aspetta, lei di professione no, fa no, il ludopatico no, scusa, no scusate io faccio sì. un esempio facciamo qualsiasi impresa sì. Uno mette un'impresa, c'ha 100 operai, sì. sai che tante imprese lasciano i figli, vabbè, poi i figli cosa fanno? Vendono. E arrivi a un punto, se magari come me, che sono ludopatico, mi piace il gioco giusto, no, male, no, no, giusto, vabbè, pessimo, vabbè, pessimo, però oh, siamo allora? Tutti giocatori, giusto? No. No, tutti no, io ho mai no. giocato. Vabbè, giocano pure giocano pure i professionisti, giocano col flipper giocavo io. Quando tu c'hai un'azienda, giusto? Vai dalle banche ti fanno i castelletti, cioè è un fido, giusto? Tu versi cambiali, riba, tutto quel cazzo che vuoi e la banca ti anticipa i soldi. Te li anticipa perché pensa che tu possa rientrare. Bravo. Se poi tu in non quel rientri. Momento non rientri perché sei andato proprio perché hai sforato è normale che poi lasci i debiti scusami è una cosa scontata ma non ce la fai più a pagare ma non ti ho fatto una truffa non era impostato di fare quello tu adesso dovresti rimboccarti le maniche anziché stare qui a fare il pagliaccio e a ballare la fresca e andare con quell'altro alle banche a spendere soldi di quell'altro mettiti a rimboccarti le maniche e metti a lavorare e rimborsare piano piano tutti i castelletti del cazzo che hai fatto 5 euro al mese glieli posso dare se voglio musica ricordo domani, ma soprattutto la fresca, scusa ma è vero che hai perso tutti questi soldi, io non ci posso credere, io se perdessi tutti i soldi che hai perso tu gli ultimi 10 giorni mi butterei dal ponte. Io dico sempre la verità, in 3 giorni ho perso 30.000, ne ho spesi ieri 12 o 13, bilancio sono meno 43. E tuo padre che dice? Mio padre che cazzo deve dire? Deve mettere per la prossima volta. Evviva! Posso lanciare delle magliette ragazzi se volete acquistarle c'è link in bio grazie ragazzi scusate c'è anche il dottor Cobra scusi perché la chiamano Cobra? Cobra cosa fa? Zitto qua Zan ma lei è